Mi hai messo in modalità Casper, sì, perché si è attivato il flash. Buonasera a tutti ragazzi e bentrovati, ovviamente se siamo più sentiti via feste di Natale. Io gli auguri li ho fatti ovunque, per chi non mi segue su Instagram chiaramente però non li ha sentiti, quindi li rifaccio anche adesso. Auguri a tutti, anche se in ritardo, di buone feste ragazzi, e ve se vuole sempre bene. Allora vado diretto e spedito perché ci sono aggiornamenti di calciomercato, sì, ma prima di partire con la raffichetta del calciomercato io voglio fare un preambolo, no? Non so se avete letto gli articoli che sono usciti, o perlomeno l'articolo che è uscito oggi sulle dichiarazioni rilasciate da Luciano Moggi, che lui dice che la Juve non ha rubato niente, ma anzi è stata derubata. Come per esempio nell'anno dello scudetto che ha vinto la Roma nel 2001, nel lontano 2001. Quindi non hanno rubato niente per lui, la Juve è stata addirittura derubata. Io non me ce vorrei manco fermare più da tanto a commentare, vi dico la verità. Però una cosa la voglio dire, Luciano, a me già mi viene ribrezzo solo, capito? Mi viene ribrezzo il volto a stomaco solo a pronunciarlo, no? Solo a pensarte, te dico la verità. Però una cosa la voglio dire. Servino non lo reggi, perché io pensavo che era un post sbornia delle feste di Natale, capito? Ha preso un'incosciata, un'intruppata, ho detto se un attimo rintronato se deve ancora inchiappare, invece no. Comunque dicevo, Servino non lo reggi, l'uva, bello del zio, magnatela a chicchi, dammi retta l'uva, magnatela a chicchi, perché non si può sentire. Ma questo non è una cosa contro i tifosi della Juve, è perché è proprio una persona che ad oggi stiamo qui, perché ma poi mi avete scritto tutti su Instagram, ma se letta, ho letto, e io più da questo non ci voglio spendere. Andiamo oltre, perché tante affermazioni del genere mi viene da ridere. Comunque andiamo avanti. Allora partiamo con la raffichetta rapida, e poi fatemi sapere quello che pensate voi, perché i commenti tengo sempre tutti. Allora, aggiornamento frattesi vicinissimo, ragazzi, a me mi ripetono la stessa identica cosa e mi spiegano un dettaglio. Perché Frattesi è più facile che si imbastisca adesso, ma si chiude in estate? Semplicemente perché la Roma, visti questi benedetti paletti del fair play finanziario, scusate, non può andare ad appesantire il monte ingaggi. Ad oggi Wijnaldum è stato estromesso dalla lista delle coppe europee, no? Della Coppa UE, sì, della Coppa d'Europa lì, vabbè, dalle coppe europee è stato estromesso e non ha pesato sul monte ingaggi. Ad oggi, con il ritorno di Wijnaldum, che ormai siamo agli sgoccioli, e un eventuale acquisto di Frattesi, quindi un altro ingaggio, la Roma questo appesantire ancora di più il monte ingaggi non lo può fare, non lo può alzare, ragazzi. Ecco quello che mi fa pensare. E soprattutto da quello che mi dicono, che è più facile che se imbastisca adesso, nonostante tutto, con le contropartite, che può essere un bovedo per il Sassuolo interessatissimo, può entrare un Volpato, ma la può imbastire adesso per giugno. Se la chiudono ad oggi è perché effettivamente ad oggi, nel senso in questo mercato invernale, è perché la Roma riesce a fare una buona pulizia a livello in uscita, quindi smartisce con Bulla, magari lo stesso Sciomuro dove che stava all'interno comunque sia della lista per la UEFA, per l'Europa, fai pulizia e allora sì. Ma in tal caso non si muova niente sul fronte uscite, perché non è semplicissimo piazzare gente come Shumurotov e Kumbule, l'abbiamo visto anche in estate. La Roma è più facile che apparecchi adesso e poi si chiuda in estate. Ripeto, non escludo nulla per l'inverno, ma questo mi dicono e questo vi riporto. Comunque è una pista calda ed un matrimonio che o prima o dopo si farà. Andiamo avanti. Che cosa succede? Però la Roma non è interessata fortemente solo a Frattesi. Ovviamente c'è anche una seconda strada, una seconda scelta. Oggi gli articoli ne stanno parlando tutti. Io la notizia che l'ho data settimane fa dello scambio che sta cercando di imbastire, di studiare la Roma col Torino per portare Kumbulla al Torino e Sasa Lukic qui a Roma. Ma non siamo più, diciamo, alle fasi primordiali. Stanno cercando di capire se è possibile senza spendere soldi, perché nessuno può avanzare dei soldi, dato che non ci sono, e il mercato invernale è difficile sempre per tutti, le possibilità di mandare in porto questo, anche eventualmente questo scambio qui. Quindi non si esclude, tutti parlavano di Shomurov, Shomurov per Lukic, è sempre stato Kumbulla
per Lukic ed oggi è uscito, ma va tenuto d'occhio, non va scartato, perché anche Lukic piace a Pinto, sì, ma ancora di più a Mourinho, come lo stesso Frattesi. Sono due giocatori che piacciono a José Mourinho, quindi è una situazione, una situazione che va attenzionata, perché la Roma e il Torino stanno studiando le possibilità e come arrivare magari a capo di questa situazione. Il giocatore, oltretutto Lukic, se non mi ricordo male, scadenza 2024. Quindi tutte queste grandi pretese, la Roma comunque sia non vuole far minusvalenza con Kumbula, si sta cercando, insomma, una soluzione per trovare, capito, una strada che possa andare bene per tutte e due le squadre. Altre cose, vabbè, Solbakken arriverà, quello ce lo sappiamo, il 1 gennaio, ufficialmente si libererà sto cazzo le Boto che non ce l'ha concesso prima. Fronte rinnovi, fermate prima che me scordo, buono cameraman, prima che me scordo e chiudo. Oggi è uscita la notizia, Smalling è stato proposto rinnovo biennale, non c'è stato nessun incontro ancora tra l'entourage di Smalling e la Roma, non c'è stato nessun incontro attuale, non c'è nessuna proposta al momento della Roma per il rinnovo del giocatore. Questo non significa che non arriverà mai, però ad oggi, a fronte di quello che è uscito, non c'è stata nessuna proposta, nessun biennale con tanto di stretta al giocatore, tutte cazzate. Idem con Panate, con Zaniolo, che anche qui non hanno chiamato, la Roma non ha chiamato nessuno, vediamo l'evolversi più avanti, ma la Roma non ha chiamato nessuno, né per Smalling, per Indova Smalling, né tanto meno per Zaniolo. Con questo ho concluso, ci rivediamo questa sera sulla chat Viola per la live, che facciamo un arricchimento di calciomercato un po' più approfondito. Ore 23, ve se vuole bene, fatemi sapere quello che pensate, soprattutto sulla prima parte del video, perché i commenti leggo sempre tutti. Un abbraccio, buona serata e sempre forza Roma!